Buongiorno a te. So che i nostri argomenti oggi riguardano sia il calciomercato, un consueto aggiornamento, ma anche vogliamo fare un accenno al comportamento degli abruzzesi alle Olimpiadi, intanto quelli che si sono già messi alla prova, poi naturalmente ci sono ancora altre prove sportive che ci attendono, penso all'atletica per esempio. Assolutamente sì, Marina. Intanto un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto in diretta al TG8. Partiamo dal calciomercato del Pescara perché se da un lato c'è la squadra che sta sfruttando il secondo meritatissimo giorno di riposo dopo il lungo ritiro di Palena in attesa di riprendere domani nel pomeriggio alle 5 all'appoggio degli Ulivi, dall'altro c'è una società che invece sta lavorando in maniera molto molto intensa soprattutto sulle uscite, perché al di là di quelle che sono le frasi di circostanza sono almeno 6 i giocatori che non fanno parte del progetto e che la società sta cercando di far uscire magari anche con degli incentivi. I nomi sono sempre i soliti, Galano, Busellato che iniziano ad avere delle richieste. Per Galano soprattutto ha chiesto informazioni il Cosenza in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie B. Per quanto riguarda invece Borrelli e Bonino, i due attaccanti hanno offerte, soprattutto per Borrelli c'è la Piacenza, Bonino la Provercelli. Sorensen, lo ha detto anche il presidente Sebastiani, ci sono delle richieste che sono arrivate alla gente, forse il caso più spinoso riguarda Mirko Valdifiori, ma intanto la società sta cercando qualcosa anche in entrata, un'operazione che magari può sembrare non prioritaria dal punto di vista tecnico, ma che comunque potrebbe andare in porto a breve, è quella che porta al centrocampista classe 99 di proprietà del Benevento Volpicelli. Negli ultimi 3 anni in Lega Pro con Arezzo, Juve Stabia e con la Paganese, ha fatto anche la stagione 2017-18 l'esordio in Serie A con i giallorossi del Benevento. Poi nelle prossime ore, già da oggi, massimo domani, si parlerà con Ferrari, che è il procuratore di Nzita, per vedere la posizione dell'esterno classe 2000 che ha mercato e che potrebbe lasciare il Pescara, ma chiaramente solo a determinate condizioni. Questo un po' per quanto riguarda il calciomercato dei biancazzurri. Dicevi, Marina, giustamente delle Olimpiadi, il discorso delle Olimpiadi è stata una notte positiva quella per gli abruzzesi. State vedendo sulla nostra, la card che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina ufficiale, quella che riguarda la pallanuoto, l'abruzzese di Fulvio che con 5 gol personali ha contribuito alla vittoria in rimonta del 7-bello 12-11 contro gli Stati Uniti, vittoria fondamentale nel girone prima delle gare di eliminazione diretta. Domani, o meglio questa notte, perché con il fuso orario bisogna fare le ore piccole in Giappone, toccherà per l'ultima gara del girone anche all'abruzzese Paolo Nicolai in coppia con Daniele Lupo nel beach volley, ma giocheranno con la massima tranquillità, avendo già strappato il pass per gli ottavi di finale. Domani scatterà anche l'atletica leggera e l'Abruzzo sarà rappresentato da Gaia Sabatini, l'atleta teramana. Farà la gara dei 1500 metri. È chiaro che non ci sono speranze di medaglia, ma Gaia è giovanissima, già protagonista nei campionati europei under 23. Cercherà di strappare il tempo utile per una qualificazione in semifinale, che è l'obiettivo di questa sua prima Olimpiade. Se non ci sono domande, Marina, ti restituisco la linea.